Buongiorno, finalmente un santo, dico finalmente per noi che ignoriamo completamente questo lato dell'Europa orientale, finalmente un santo ucraino. Dato che in questi giorni si sta parlando della guerra tra la Russia e l'Ucraina, c'è questo santo Josafat. Mi fa risuonare la valle di Josafat. Josafat nacque a Vladimir, Volinia, Ucraina, nel 1580. Nacque come ortodosso scismatico, poi pian pianino comprese che il vero cristianesimo si trovava soltanto nella Chiesa Cattolica e cercò di dimostrarlo in tutte le maniere nella sua patria. E per questo non fu compreso, fu perseguitato e anche poi, uscendo dalla Chiesa un bel giorno del 12 novembre 1623, fu ucciso. Ed è martire dell'ecumenismo che vorrebbe la Chiesa tutta unita, anche nella diversità, fate conto voi i riti greco-ortodossi. Pure essendo unito alla Chiesa Madre, alla Chiesa Cattolica. Un grande santo, vescovo e martire. Il Vangelo è di San Luca, per me molto problematico. Il capitolo 18, versetti 1-8. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. La parabola. In una città viveva un giudice che non temeva Dio, né aveva riguardo per alcuno. Quella città c'era anche una vedova. E andava da lui e gli diceva: fammi giustizia contro il mio avversario. Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: anche se non temo Dio e non ho riguardi per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi. E il Signore soggiunse: ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra. Parola del Signore. Lode a Dio Cristo. Il problema di cui vorrei parlare è di difficile soluzione. Perché il Signore con la parabola che illustra ci fa capire che se uno insiste,
presso Dio, otterrà quello che ha chiesto. Infatti sentiamo con forza, se un giusto e disonesto riesce a fare risolvere il caso di quella vedova, anche se non ci crede tanto, però perché essendo insistente non voleva essere infastidito. E Dio, Gesù, dice, e allora quando i giusti chiederanno qualche cosa con insistenza, Dio li farà tardare, subito li ascolterà. E poi conclude, ma il figlio dell'uomo quando verrà sulla terra troverà la fede? E qui sta il problema di difficile soluzione. Per prima cosa, quando si domanda al Signore una cosa, o perché sia l'amicizia, oppure perché sia l'insistenza, se qualche cosa che fa male alla nostra vita non la concederà mai, perché Dio è amore e Dio vuole il nostro bene. Ecco il problema. Perché alcuni di noi, anch'io, quando c'è un male insistiamo perché il Signore intervenga prontamente. Ci accorgiamo che l'intervento non è come desideriamo noi e nemmeno subito. Quella semplice ragione che la volontà di Dio non è la nostra volontà. La nostra volontà, nonostante che secondo noi chiediamo cose buone, cose belle, cose legittime, per il Signore non è così. Perché tanti santi hanno domandato e sono stati esauditi, ma sempre secondo la volontà di Dio, non secondo la loro volontà. Mi esprimo con un esempio che farà magari divertire. San Giuseppe da Copertino fu chiamato da un sacerdote che stava morendo. E saputa la fama, questo santo, dice, tu che parli col Padre Eterno, fammi guarire, perché io non voglio morire. Dice, va bene, parlerò col Padre Eterno. Il santo si mise a pregare, poi tornò e dice, senti, Padre Eterno ha deciso che deve morire, preparati. Quello dice, ma allora... E dice che sono io il padrone, che sono io. E questo ci dice come spiegare le ultime parole. Ma dove era fede sulla terra? Ma che cosa è la fede? In questo ragionamento, in questo episodio, in questa parabola, che cos'è la fede? Cioè avere fiducia massima nella volontà di Dio, nella volontà di Dio, che è il nostro maggior bene. E se non abbiamo questa fiducia, non otterremo mai niente. Anche la Madonna stessa, a Cana di Galilea, chiese, fu infastidito Gesù, però la esaudì. Ma perché? Perché già la Madonna stessa sapeva che era una cosa per cui sarebbe stata esaudita. E Gesù era nella sua volontà che fosse esaudita. Tutto qua. Alleluia. Una benedizione che ci convinca
che bisogna fare sempre la volontà di Dio. Questa è la fede che il Signore cerca. Ma perché? Perché fare la volontà di Dio? Perché Dio ci vuole bene, non ci vuole male. Sono ammalato, sono in difficoltà. Non piace nemmeno a Dio. Dice, ma allora perché non esaudisci? Perché lasciandoci liberi noi ne pensiamo le conseguenze dei nostri errori. Ma il Signore vuole intervenire, ma interviene sempre cercando il nostro maggior bene. Se quella grazia che chiediamo è utile alla nostra vita, terrena, eterna, che è utile, la concede subito, prontamente, dice nella parabola, la spiegazione che dà Gesù nella parabola. Aspetteranno ancora giusto, saranno esauditi prontamente. Prontamente sei utile. Secondo noi purtroppo è utilissima, ma per Dio non è utile, ci farà male. Allora non ce la concede. Allora convinciamoci con questa benedizione che il Signore ci dà dall'alto della sua maestà, della sua bontà infinita. Il Signore sia con voi. Il Signore vi custodisca, vi protegga, il Signore faccia risplendere su di voi il suo volto e vi dia la sua misericordia. Il Signore rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre, specialmente per i poveri e disperati. Che ci sia da parte nostra la speranza, noi dobbiamo infondere la speranza che Dio ci vuole bene e non ci vuole male. Per intercessione della Vergine Maria Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, San Giosafat, il martire dell'unità della Chiesa, e tutti i santi, gli angeli, capo San Michele Arcangelo, San Gabriele e San Raffaele. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Siamo sereni, tranquilli, nelle mani di Dio.